a very important class. Class 9 for geldings. Signore e signori, adesso che è stato giudicato, posso dirvi che questo castrone si chiama Ekap de Hor, figlio di Psita dell'April Carol di Bossali Nicoletta, e lo potete vedere in questi giorni nel padiglione 7 impegnato nelle gare montate. Quindi ha partecipato nella morfologia, alla prova dedicata ai castroni, purtroppo non è molto numerosa, confidiamo che in futuro possiate partecipare più numerosi con i cavalli castroni. E in palio il premio della ECAO, The ECAO Breeders Fund, ha una regola: devono essere almeno 3 cavalli in categoria per poter essere assegnato, e sono 500 euro per ogni cavallo in classifica, per cui vi intimiamo a portare i vostri castoni a fare la prova di morfologia. Bene, lascio la parola a Mike. Well, ladies and gentlemen, this is a class for geldings. The geldings are known as the ambassadors to the Arabian breed. This gentleman in the middle of the arena, we're just waiting for his marks. He's happy. And what's more to the point, over the last 2 days, he has competed in the ridden classes. A very, very happy horse. The gelding carries the banner as the ambassador. We would like to see
More geldings present. But now I'm going to give you his marks, and just because he's a gelding, it does not mean that he will not mark high. So just listen to these marks. For type, 19, 18.5, 19, 19.5 and 19. Head and neck, 19, 18.5, 18.5, 19 and 19. Body and top line, 18.5, 18, 18, 19 and 18. Legs, 17, 16, 15.5, 17, 16.5. And his marks for movement, 19.5, 20, 20, 20 and 20. E.K. Dahor, a son of